Noi dobbiamo cercare di, come ho detto alla vigilia, non possiamo pensare di risolvere in una settimana tutti i problemi che abbiamo e dobbiamo fare un passo alla volta. Oggi quello che dovevamo fare era cercare di avere una maggiore compattezza e prendere meno gol, perché ultimamente ne abbiamo presi troppi e credo che, insomma, da questo punto di vista la squadra ha fatto bene la fase difensiva, siamo stati compatti e abbiamo fatto, insomma, una buona partita, non abbiamo preso gol e poi chiaramente abbiamo dei giocatori, no, come Bugro che ha avuto la febbre, Costantino che non stava bene, Ridolfi non, tra i giocatori ancora non al meglio della condizione, davanti chiaramente ci è mancato il gol. Però credo che, insomma, qualcosa di meglio si sia visto ed è importante che in questo momento riusciamo comunque a portare a casa qualcosa e si è visto, insomma, anche qualche miglioramento a livello di gioco, perché abbiamo fatto, insomma, ripeto, una buona partita contro una squadra che a Campobasso aveva vinto, insomma, aveva fatto 4 gol, aveva vinto 4-0. È una buona squadra con dei giocatori, due o tre giocatori importanti, però sono contento perché i giocatori hanno fatto quello che potevano e in questo momento non possiamo farlo mai fargli più. Ovviamente si scende in campo sempre per vincere, però sapevamo di incontrare con una squadra che era agguerritissima, aveva bisogno urgente di far risultato. E noi abbiamo avuto un primo tempo un po' difficoltoso perché ovviamente il Pesaro non ci ha concesso assolutamente profondità. Nel secondo tempo abbiamo corretto qualcosa, siamo andati assolutamente meglio, abbiamo creato penso 4-5 palle gol importanti. Non è entrata la palla non è entrata e su questo dobbiamo recriminare qualcosa e dobbiamo dare anche un po' di merito al loro portiere. Alla fine poteva addirittura esserci la beffa perché su un paio di errori del nostro portiere fuori quota stavamo quasi perdendo la partita per assurdo, però penso che sarebbe stato veramente risultato beffardo. Le ambizioni di questo Chieti quest'anno? Siamo sempre a rivedere le stesse cose. Ho letto, o meglio, mi hanno detto di risultati di questa giornata di campionato che danno proprio riscontro alla difficoltà che questo campionato, le difficoltà che dà questo campionato. Non dobbiamo porci nessun obiettivo particolare. Stiamo lì e vediamo quello che si fa. Ovviamente vincere è bellissimo, però bisogna assolutamente stare lì e approfittare domenica dopo domenica di quello che viene. Per adesso le prestazioni ci sono, verranno anche i risultati e poi si vedrà. Tombare, difesa della Vis fino a oggi alle 2:59, criticata aspramente, avete risposto sul campo concedendo sì qualche paragol nel secondo tempo, comunque una squadra che davanti è una bella potenza offensiva. Soddisfatto immagino della tua prestazione, quella della squadra? Ma più che altro per quella della squadra, al di là delle prestazioni personali, penso che oggi era importante fare una buona gara, soprattutto per l'autostima nostra. Dopo gli ultimi risultati era importante, no? Dimostrare di essere compatti e cercare di cominciare a muovere la classifica e portare a casa dei punti. Sapevamo che loro erano una squadra forte, quindi anche da risultati altisonanti. E quindi abbiamo fatto secondo me una buona gara, loro magari hanno cercato più il fraseggio e noi abbiamo cercato di stare attenti il più possibile, penso che abbiamo concesso poco e poi c'è stato anche, no, qualche episodio su cui poteva andare dietro la palla anche per noi. Ci abbiamo provato fino alla fine, questo è lo spirito giusto secondo me e se capiamo che dobbiamo aiutarci, no? Dobbiamo fare la corsa in più l'uno per l'altro, tutti, difendere l'11 e attaccare l'11, secondo me ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Al di là di quello che ha detto il campo oggi, possiamo dire un avviso da lodare anche per quello che sta dicendo gli aspetti fuori dal campo. Si è detto molte volte delle turbative esterne, delle distrazioni che ci possono essere. Oggi avete dimostrato di stare sul pezzo e sul pallone, diciamo, senza Sì, no, ma badare al resto. noi questo è quello che dobbiamo fare, dobbiamo cercare di essere noi primi con le prestazioni della squadra, a cercare di fare in modo che anche l'ambiente fuori, no, sia un pochino, no, più sereno, però noi non è che dobbiamo pensare a quello che succede fuori o meno, dobbiamo cercare di fare gruppo tra di noi e
di cercare di fare risultati, partendo da questa prestazione e cercando di andare avanti su questa strada.